con la osservazione 119 gli esponenti propongono di portare la percentuale da destinare a edilizia sociale dal 10% al 30% all'interno dell'articolo 63. Analoga osservazione è stata rivolta, mi sembra, nei confronti dell'articolo 55. Le motivazioni sono le stesse di quelle già espresse per l'osservazione precedente e l'ufficio propone di non accogliere l'osservazione presentata. Bene, domande, interventi? Sì. Come giustamente ricordava l'ingegner Santoni, e questo fa riferimento a un'altra osservazione che era stata fatta appunto sull'articolo che ricordava. Certo, è evidente che la nostra posizione è la medesima del punto di quando abbiamo affrontato l'altro punto e vogliamo e speriamo di riportare all'attenzione, speriamo che in discussione poi del nuovo regolamento ci sia da questo punto di vista e su queste nostre sollecitazioni maggiore attenzione da parte della maggioranza e della Giunta perché si riesca finalmente a trovare il modo di attuare politiche per l'abitare che diano piena soddisfazione ai problemi sempre più emergenti dei cittadini della nostra città. Quindi non possiamo accogliere il responso dell'ufficio da questo punto di vista. Grazie, altri interventi? Prego. Sì, come ha ricordato il consigliere Caccione, su questo punto, già peraltro già discusso a proposito di un'altra osservazione presentata da un altro proponente, in questa discussione siamo già intervenuti, tra l'altro è intervenuto anche il sindaco in questa discussione, mi ricordo molto bene, dove veniva fatto presente che accanto a un'adesione di tipo ideale rispetto a questo tipo di provvedimento, poi in realtà nella pratica attuazione non c'era stato mai, non si era mai potuto concretizzare in modo consistente per l'assenza di un'adesione a questo tipo di strumento da parte di imprese, da parte di operatori economici del settore. Credo che sia una discussione aperta e che comunque, come diceva appunto il sindaco e come lui ricordava e pareva anche Paolo Caccione, credo che tutte queste indicazioni al pari delle altre resteranno sul tavolo, non saranno ovviamente abbandonate, saranno un utile strumento di lavoro per gli impegni futuri appunto che ci aspettano in materia. Grazie. Grazie consigliere, ci sono altri? Bene, quanti sono votanti? Ah scusa, dichiarazione di voto? Giusto, dichiarazione di voto? Prego. Sì, sì. Sì, solo per dire, non tanto per insistere, assessore, solo per dire che naturalmente noi saremo anche disposti ad affrontare la discussione sul merito dell'emergenza alloggiativa nella nostra città, anche cercando nuove strade. Laddove questa non fosse praticabile. Noi pensiamo che si possa approntare politiche amministrative per poter perseguire questa. Però anzi il sindaco parlava di come è il termine che ha usato, di appunto quello che è il termine esatto, poi le somme di residuo accantonate che non si possano mettere a disposizione in forza, anzi per colpa del patto di stabilità. Ecco, su questo punto e su un'emergenza come questa io penso, e noi, e qui io penso, mi sento che dipende un impegno da un punto di vista politico, che su questo saremmo con la maggioranza laddove si affrontasse, si decidesse di sfondare, di contravvenire al patto di stabilità, naturalmente legandolo a quella che è la soluzione del problema dell'emergenza abitativa. Anche perché ci potrebbero forse essere altre soluzioni che vengano
perseguite in altre città e in altre municipalità, come l'acquisizione di aree dismesse e la trasformazione in edilizia residenziale pubblica e sociale. Ecco, questo io penso che potrebbe essere un atto coraggioso che questa maggioranza potrebbe fare e sulla quale ci troverebbe senz'altro d'accordo. Non negando anche quelle che sono le altre forme di intervento come quella che abbiamo presentato con questa osservazione. Pertanto noi chiaramente su questa osservazione non possiamo votare favorevolmente, però ci auspichiamo e ci riserviamo di avere possibilità di dialogo e di incontro laddove si riuscisse veramente ad approntare politiche amministrative per affrontare l'emergenza abitativa. Grazie, ci sono altre dichiarazioni di voto? Quanti sono i votanti? Quanti? 21, chi è favorevole? Prego consiglieri. 4, 17, sì. Chi è contrario? Un contrario, chi si astiene? 3 astenuti. 120. L'osservazione 120 chiede di ripristinare per l'articolo 63 il testo previgente, ovvero eliminare la monetizzazione nel caso di impossibilità a reperire. Allora, in caso di oggettiva insufficienza degli spazi da destinare a spazi pubblici all'interno dei piani di recupero. Per le stesse ragioni della precedente osservazione si. Ci sono domande, interventi, dichiarazioni di voto? Quanti sono votanti? 20. Chi è a favore, prego alzare la mano. 17. Chi è contrario, un contrario, chi si astiene, 2 astenuti. 121. Sì, allora l'osservazione 121 chiede di modificare il punto 65.3, zona di completamento, si sta parlando di zone industriali, sostituendo la dicitura le dotazioni potranno essere soddisfatte corrispondendo al comune una somma pari al valore di mercato delle aree non cedute con gli spazi dovranno essere individuati all'interno delle aree di progetto. Ripercorro brevemente la storia di questa norma. Le zone di completamento sono zone che già hanno standard urbani, che sono zone già edificate e quindi, essendo edificate per la quasi totalità, hanno una percentuale molto piccola di aree ancora disponibili e liberi. La gestione del piano ha evidenziato che prescrivere lo spazio pubblico a verde o a parcheggio pari al 10% della superficie del lotto da destinare a parcheggi pubblici quando l'area è piccola comporta di fatto la realizzazione di modestissimi e casuali spazi a verde e parcheggio, per cui se fatti all'interno del lotto addirittura finalizzati all'utilizzatore del lotto più che alla collettività. Per queste ragioni si ritiene di miglior gestione una norma che prevede la monetizzazione di questi spazi e che comunque entrando a far parte delle opere di urbanizzazione, dei proventi da opere di urbanizzazione sarà per lo più destinata a opere di urbanizzazione, una operazione più vantaggiosa per l'amministrazione comunale che non disporre di singoli e frazionati parcheggi all'interno dei diversi lotti industriali.
Grazie, domande? 121 interventi.